anche per noi chiamati nel Sinodo dei Vescovi a lavorare per la vigna del Signore, ci può essere la tentazione di impadronirci della vigna a causa della cupidigia che non manca mai in noi esseri umani. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa inaugurale del Sinodo straordinario sulla famiglia, celebrata nella Basilica di San Pietro con i padri sinodali. Commentando il Vangelo di Matteo e la parabola di Gesù dei vignaioli malvagi, il Papa ha ricordato che Dio ha affidato ai vescovi il suo sogno, cioè il suo popolo, perché lo coltivino e ne abbiano cura. Ma questo sogno si scontra sempre con l'ipocrisia di alcuni servitori, oppure con i cattivi pastori di Ezechiele, che caricano sulle spalle della gente pesi insopportabili che loro non muovono nemmeno con un dito. Le assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali, o per vedere chi è più intelligente. Servono per coltivare e custodire meglio la vigna del Signore, per cooperare al suo sogno, al suo progetto d'amore sul suo popolo. In questo caso il Signore ci chiede di prenderci cura della famiglia, che fin dall'origine è parte integrante del suo disegno di amore per l'umanità. Noi, ha concluso Papa Francesco, possiamo frustrare il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci dona la saggezza che va oltre la scienza per lavorare generosamente con vera libertà e umile creatività. Esseri umani.